ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Approvato all'unanimità nel corso del Consiglio provinciale di ieri a Pescara l'emendamento per l'istituzione di un tavolo permanente sulle terme di Caramanico chiuse ormai da 2 anni. Una crisi che nel 2019 ha cominciato gradualmente a danneggiare l'economia di un territorio cresciuto negli anni proprio grazie alla valorizzazione di una grande risorsa come l'acqua sulfurea. Per il 25 gennaio è prevista la prima asta. L'obiettivo, spiega il sindaco di Caramanico Luigi Di Acetis, è quello di riaprire nell'estate 2023, anche se il percorso non è lineare. Il futuro sicuramente ci sarà. L'augurio, la speranza nostra è che questo futuro sia il prima possibile. È chiaro che quando si ha a che fare con una vicenda complessa, con un fallimento complesso, con una situazione che si era sostanzialmente incrostata da decenni, non è facile avere la soluzione subito e ottenere i risultati immediatamente. Il lavoro è stato tracciato e viene portato avanti. Si valuterà poi passo passo quello che occorrerà fare ulteriormente per rilanciare il settore termale abruzzese. La Regione ha la competenza per quanto riguarda la concessione delle acque termali. Si è conclusa una fase di studio qualitativo e quantitativo sulle sorgenti di acqua sulfurea che rappresenta la base per l'emanazione dell'avviso pubblico per la concessione delle acque termali. Io quello che chiedo e chiederò una volta, e ci auguriamo che la vicenda si concluda favorevolmente, che la Regione abbia un ruolo di vigilanza più forte di quello che è stato fatto in passato, perché la Società delle Terme, che era proprietaria e gestiva lo stabilimento termale, come dichiarato dai vari esperti, amministratori giudiziari, curatori fallimentari, era sostanzialmente in perdita continua a partire dal 2008, senza che nessuno abbia mai avuto o la contezza o la volontà di chiedere spiegazioni e eventualmente imporre dei correttivi, perché si sarebbe potuto evitare magari una crisi di questo tipo se ci fosse stato un controllo più forte.